Devo far piano che ci stanno 60 gradi, sto con le finestre aperte, quindi sono qui col cellulare perché mi sono ritrovato scorrendo su YouTube davanti a questa bomba incredibile. Un attimo, non potevo rimanere indifferente a questo freestyle, quindi una bella released, la sensazione è proprio di sì. Drake, che ragazzi dà una dimostrazione proprio di stile, che è un bel calcio nel culo a tutti quelli che comunque dicono che Drake è solo un prodotto, che c'ha 26 persone che gli scrivono un testo, che comunque no, Drake è una superstar di livello internazionale, è un numero uno al mondo e quindi di conseguenza c'è un lavoro dietro i suoi prodotti che noi esseri umani comuni, con noi ci intendo anche comunque i milionari della musica italiana, non possiamo capire quello il concetto. E il Drake poi però lo vedi che come artista dimostra le sue canzoni, anche se comunque non hanno quella tipologia di testo e quella tipologia di mood che io esalto particolarmente qui al monologato, non vuol dire, però questo non vuol dire che i suoi testi hanno un loro modo espressivo di dire tutto quello che bisogna dire, e comunque questo ragazzo, quest'uomo ormai, ha uno stile incredibile e ha dimostrato che prende, fa, perché è più facile fare una roba potente, violenta sul beat, al microfono, quando fa l'esercizio di stile. Lui ci va con stile, con classe, raffinatezza, ventola. Lui è Central Cee che, vabbè, ancora di più lo porta questo concetto, cioè, tipo Mad Men e Jamie Tights, qui Central Cee è stato un Mad Men e Drake è stato un po' Jamie Tights, questo è il concetto. Che ognuno ha il suo modo di arrivare al pubblico, ma qua comunque abbiamo due persone dentro una stanza con un cazzo di microfono, un livello altissimo, uno stile a pacchi, due coglioni giganti, e solo per questo bisognava riferirlo in una settimana che comunque non ha avuto queste grandi uscite, ma poi basta veramente una ripresina, un piccolo video su YouTube e la peschiamo. La peschiamo la qualità, la andiamo a trovare ovunque, oltreoceano. Abbiamo ancora tanto da imparare da questi fottuti americani che hanno fatto questo gioco e continuano a farlo. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.